Ancora dopo il pareggio deludente di Castello contro il Trestina, arriva il Foligno. Come la vive l'Arezzo una settimana così? No, la vive bene, intensamente, perché comunque sappiamo che andiamo a affrontare insomma una partita importante con una diretta concorrente, però comunque consapevoli che noi insomma abbiamo, siamo un'ottima squadra, di fare quello che il mister ci dice come sempre, affrontare il Foligno con le nostre armi. Mancherà Quadrini per squalifica, forse anche Rubechini, forse Idromila, e anche tu ci dicevi prima, insomma, non sei proprio al top, come stai e ci sarai domenica? Sì, ho avuto un piccolo affaticamento ieri, spero insomma, che non sia niente di grave, oggi facciamo gli accertamenti del caso e spero di esserci in campo domenica. Sabato si gioca a Pistoiese Pianese nell'anticipo, domenica c'è Arezzo Foligno, è una giornata che può decidere le sorti del campionato o è importante ma non ancora decisiva? No, le partite sono tutte importanti, sia se gioca con il Foligno sia se gioca con un'altra squadra. Man mano che andiamo avanti ogni domenica è importante, quindi ritengo questa una partita, una tappa importante per il proseguo del campionato. Si parla moltissimo di te, anche della tua posizione, Arezzo che sta giocando con i due mediani adesso, uno dei due sei tu, ti chiedo se non ti troveresti meglio a giocare come faceva il tuo Pontedera che vinse il campionato, quella mediana 3 e tu che facevi la mezzala sinistra. Ma come ho detto, io mi trovo bene anche a due, sicuramente negli ultimi anni ho giocato a tre, però comunque non è, come ripeto, non è questo il problema, è importante cercare di trovare soluzioni per migliorare il nostro gioco.